Dopo la riuscita dello scorso weekend, sabato 28 e domenica 29 agosto si ripete l'appuntamento del carnevale estivo a Fano. Questa volta però cambio di location, che dal lungomare di Sassonia si sposta per le vie del centro storico. Infatti i quattro nuovi carri allegorici si posizioneranno al Pincio di Fano e lungo Borgo Cavour. Musica, intrattenimento, spazio per bambini e spettacoli. A spiegarci nel dettaglio il programma è la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli. In piazza, sabato, dalle 21, avremo lo spettacolo Serva Italia con Enrico Spelta, voce recitante, Giovanna Donnini, cantante, ed Elena Lodovici al pianoforte per la regia di Pietro Conversano. Ricordo che tutti gli spettacoli durano mezz'ora e si ripetono tre volte durante la serata, ogni ora. Al Pincio, sia sabato che domenica, avremo una zona dedicata ai bambini, a cura della Pandolfaccia, e anche una zona con in mostra il carro Capitan Haset, una zona appunto dedicata ai laboratori del riciclo, a cura dello studio Cartone in collaborazione con Haset. Tra gli appuntamenti del sabato, la caccia al tesoro, organizzata da Pascal Ladelfa, che ha riscosso subito un grande successo di adesioni. Ci saranno tantissime squadre, sono arrivati circa 150 iscritti, che faranno numerose appunto squadre che competiranno tra loro alla ricerca di alcuni indizi all'interno del centro storico, che alla fine porteranno al tesoro. E il tesoro è una gita a Ravenna, la patria di Dante. La manifestazione poi proseguirà nella serata di domenica con altrettanti appuntamenti. Domenica avremo in piazza ben due spettacoli. Alle ore 20 la banda Città di Fano, che presenterà un'opera per banda di Robert Schmidt dal titolo Divina Commedia, e alle 21.15 uno spettacolo Marche Story e Show, quindi racconteremo i borghi delle Marche partendo ovviamente da Fano e Gradara per arrivare in tutte le Marche, alla conduzione Paolo Notari. Nelle altre piazze e vie della città gli esercenti hanno organizzato degli eventi, ad esempio a Borgo Cavour, dove ci sarà anche posizionato un grande carro, ci sarà l'Osteria della Peppa, che ha organizzato una cena particolare con degli eventi, e così insieme agli esercenti di Borgo Cavour. A piazza Andrea Costa le associazioni sportive, grazie anche all'intervento dell'assessore Barbara Brunori, presenteranno le loro attività per i bambini, per i più giovani, e tutte varie piazze, piazzette, il Alpino Bar piuttosto che al Caffè Centrale. Ci saranno altri eventi che ogni esercente ha dedicato al carnevale. Tutto il programma completo dell'evento, con orari e iniziative, è possibile consultarlo sul sito ufficiale del Carnevale di Fano.